Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi trovo in apiario, oggi è il 29 di maggio, è sera, questa sono venuto con la Vespa e una toccata e fuga. Sono venuto a controllare l'accettazione dei traslarvi che ho fatto venerdì. Voglio vedere come l'accettazione, anche perché in base a questo farò dei nuclei dentro i quali poi andrò ad inserire le celle. Ho deciso di mettere le celle e di non fare fecondare le regine per togliere dei passaggi e essere un po' più sbrigativo. E quindi mi cambio e andiamo subito a vedere com'è la situazione. Allora, apriamo il nostro starter. Quello che dobbiamo fare è controllare l'accettazione e allo stesso tempo vedere se hanno fatto celle reali sui telaini. Qui abbiamo già un cupolino. Vedete lì? Qui ho rotto un po' di celle. A questo punto verifichiamo l'accettazione, cercando di disturbarla il meno possibile. Bene, qualcosa hanno accettato, non molto, ma va bene così. E adesso
sempre molto importante, ultimiamo la scellatura. In questa fase è molto importante essere meticolosi. Avere pazienza e controllare bene ogni telaio. Controlliamo l'ultimo telaino. Qui non mi sembra di vedere. C'è un cupolino, ma sicuramente non c'è niente dentro, infatti. Un altro cupolino. No, questo ce l'aveva, meno male che l'ho visto. Va bene, direi che abbiamo scellato a dovere. Ora richiudiamo tutto, nutriamo e possiamo andare. Sono abbastanza soddisfatto, diciamo che non mi lamento. E il mio obiettivo è fare più nuclei possibile quest'anno, non per la vendita, ma bensì per me, perché voglio aumentare un po' di numero per arrivare a quello che è, insomma, il mio ideale ed essere dunque a pieno regime. Adesso le cose stanno andando abbastanza bene. Ho già fatto una decina di nuclei prima della caccia, qualcuno in più forse, non ve li ho fatti vedere, però insomma vi spiegherò poi bene tutta la strategia dei nuclei, tutta la strategia aziendale, quello che voglio fare, insomma, nei prossimi video lo vedrete. Ciao apicoltori, alla prossima!